thank you Un no, no, ma guarda, no Loredana, no, non posso, no, 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 non posso, dai fate venire chi, eh, ti e Lucio mi fanno una brutta figura, dai, no, fa usare una brutta figura per me conto, eh, se venite anche a voi che siete esperti del dialetto, no, anche perché, scusa Loredana, ma vedo la luce rossa, è cominciata la trasmissione, dai, no, 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 assolutamente no, no. dai ne parliamo, ne parliamo. No, ti sei una che scrive commedie, te sei una che scrive, comedie, te una che, che vince, che scrive poesie, ti vizi continuamente il premio lì, cos'è il Dosolina Finferla? E Lucio le, le fa trasmissione da anni in dialetto. No, no, non me la sento, dai, denvidavi. Pu avanti, dai, quando so, più bravo, più esperto, lo benvido, dai. Salute Lucio, che è già pa, partito la trasmissione. Ciao, 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 ne senti, dai, ciao, ciao. Cari amici Telegrada, scusatemi per questa interruzione telefonica, ma qui. Loredana Conte e Lucio Gardini volevano intervenire nella mia trasmissione, ma eh, sono troppo alle prime armi per invitare persone di tal, eh, di tal bravura appunto sul dialetto, quindi ho detto che ne riparleremo più avanti. Ben ritrovati a questa ennesima puntata di Non è mai troppo tardi per imparare il dialetto e oggi ritorno ad un compito in classe. Cioè io adesso vi propongo alcuni testi, alcuni brevi brani, voi li, vedete, li vedrete naturalmente in sovraimpressione sul teleschermo, vi dico subito che il brano che viene proposto, i brani che vengono proposti sono stati scritti in modo scorretto, presentano degli errori grafici, ortografici, quindi cercheremo insieme poi di correggere questi brani. Quindi partiamo dal primo brano. Vi dico subito che ci sono degli errori, quindi mi raccomando, fate attenzione a quello che vedete sul teleschermo e cercate di capire gli errori in esso contenuti. La busa è una gran bella zona. I vei dappertutto in ferie. Le anche una zona in fermento. Dove Gavem una mentalità tan diversa dal resto del Trentin: aperta, animosa e piena di vitalità. Ecco, vedete un testo breve che, ripeto, contiene diversi errori. Io ho cercato naturalmente di leggerlo in modo corretto. Allora, vediamo il primo errore, non so se l'avete notato, la Busa lè Na. Ecco, quel Na ecco, sta per una. Vi ho già detto più volte in precedenti puntate che su questo Na ci sono discussioni aperte, opinioni diverse, nel senso che alcuni scrittori dialettali usano mettere l'apostrofo davanti a Na. Proprio per indicare che è caduta la U. Altri invece dicono di no e quindi scrivono questo Na senza apostrofo. E quindi io ho mantenuto però l'apostrofo. Quindi la Busa legge Na grant Bella. In realtà è Gran Bella, perché vedete c'è lo sconto fra una t consonante e una b che è un'altra consonante quindi in questo caso da un punto di vista fonetico è meglio togliere la t quindi la busa è una gran bella zona i vei da per tut. Ecco, deriva dalla parola italiana da per tutto quindi è tutta una parola e quindi va messa assieme da per tutto. quindi unire e mettere l'accento sul, sulla u l'accento tonico da per tut poi qui vedete il brano presenta un apostrofo e la n che sta per en in realtà essendoci una t una consonante dopo evidentemente non si può ripartire con un'altra consonante con la n per cui in questo caso va messa la e quindi i vei da per tut en ferie le anca na zona ecco un fermento in realtà, eh, vedete, era scritto en fermento. La pronuncia fonetica corretta è ankana zonan fermento. Quindi la A e la E a confronto automaticamente cade la E e al suo posto va l'apostrofo. Dove, dove Gavem, ecco questo Gavem, 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 una parola molto strana. In questo caso consiglio di mettere un bel accento tonico innanzitutto sulla e che si trasforma in accento fonico chiuso gavem. Na, beh, quel na vedete ancora apostrofato, mentalità tant diversa, anche qua c'è lo scontro fra la t, una consonante e un'altra consonante che è la d, quindi cade la t e diventa tan diversa dal rest del trentim Ecco, io consiglio in questo caso di mettere un accento tonico sulla I, averta, animosa e piena di vitalità. Ecco, questo è il primo brano. Spero che abbiate colto gli errori, le imprecisioni grafiche, ortografiche e quindi che, abbiate, che siate stati in grado di fare le correzioni che poi io vi ho proposto. Vi propongo adesso l'attenzione su due forme appunto di vocaboli, questa forma ivei. Quella i sta per essi, vei, vengono, i vei, cioè essi vengono. Poi questo gavem, che vi ho fatto notare prima appunto, importante metterci l'accento fonico chiuso, sta per abbiamo, noi gavem voglia, noi abbiamo voglia, noi gavem fam, noi abbiamo fame. Bene, chiudiamo quindi questa prima parentesi andiamo alla seconda parentesi, al secondo brano. Anche in questo caso, attenzione, il brano è scorretto, quindi quello che voi vedete in sovraimpressione sul teleschermo è un brano che contiene degli errori. Quindi cercate di coglierli. Una desté vitalità è quella di trovarsi a discutere dei problemi della gente, a confrontarsi e spesso anche a dire de no quando le, quando le proposte non le piacciono alla zente. Un'altra de ste vitalità le anche al cercar, de non essere d'accordo con le decisioni che a volte le vei buttate zo dall'ALT. Ecco anche questo è il secondo brano, adesso ve lo ripropongo con le correzioni. Una de ste, ecco questo ste. Intanto nel brano scorretto voi vedete che c'è l'accento fonico aperto, per cui la pronuncia dovrebbe essere ste. In realtà ste. Quindi l'accento fonico chiuso, tra, scusate l'accento fonico aperto, va in questo caso cambiato nell'accento fonico chiuso, una de ste. Ecco, vedete anche qui c'è davanti un apostrofo perché sta per queste, quindi sono cadute delle lettere e qui non vi dico di nuovo che alcuni preferiscono mettere l'apostrofo, altri non metterlo. Quindi una de ste vitalità, è quella di trovarsi a discutere dei problemi della Zent, a confrontarsi e spesso, sentite questa S dura, Ecco, lì è scritta con un S. Io consiglierei di metterne due per obbligare il lettore appunto a pronunciare in forma dura le due S. E spesso anche a dir de no quando le proposte no. Ecco, quel no non è no, è no perché sta per non. Allora, qui consiglio sempre di metterci un bel accento fonico chiuso. No le pias. Qui lo stesso discorso che avevo detto prima per spesso anche qua pias varrebbe la pena metterci un'altra s. Non le pias alla Zent. Un'altra de ste vitalità. Ecco, qui vedete che mancava l'accento fonico chiuso e quindi qui va messo un'altra de ste vitalità, le anca e il cercar. No, siccome c'è la a e la e cade la e e al suo posto va, va appunto l'apostrofo. Quindi le hankal Ecco qui addirittura è stato messo l'accento fonico sulla e. cercar, accento tonico cercar, in realtà è cercar, Quindi l'accento tonico va messo sulla a. Quindi un'altra d'este vitalità, le hankal de no e qui ritorna quello che vi ho detto prima, no sta per non, quindi accento fonico chiuso, de no essere d'accordo, ecco vi vedete d'accordo con doppia C, vi ho detto che quasi tutti i raddoppiamenti in dialetto perdono una delle due lettere, quindi d'accordo con due C diventa d'accordo con una C, con le decision che a volte le vei buttate zo. Zo con la O chiusa, non come nel brano scorretto che voi vedete Zo con l'accento fonico aperto. Quindi mi raccomando, le vei buttate Zo accento fonico chiuso dall'ALT. Bene, anche qua vi faccio notare alcuni particolari. Ritorno su quel STE sta per queste, il No chiuso sta per non e il Zo chiuso, sempre accento fonico chiuso sta per giù. Bene, andiamo adesso al terzo brano. Mi raccomando, attenzione perché il brano che vi viene proposto sul teleschermo è un brano che contiene degli errori, quindi attenzione a coglierli. I Fa Riunion per il Bus de Roveredo, i tol su firme per il senso unico di de via della cinta Arco, i discute per il teatro per tutta la zona, i Bega per la viabilità intorno a Arco. Allora vediamo. I fa riunion. Ecco, io ho letto riunion, in realtà c'è scritto riunion. Vi ho già detto, parlando quando vi propongo certi vocaboli, che qui nella nostra zona generalmente le parole che finiscono con la N leggiamo M. I fa riunion per il bus del roveredo. Quindi riunion. I tol, ecco, io ci metterei un bel accento fonico aperto non i tol, i tol ecco. su firme per il senso unico di de via della cinta arco i discute per il teatro per tutta ecco vedete che l'errore era quello di scrivere tutta con due t anche qui vi ho detto il raddoppiamento si perde quindi per tutta la zona i bega per la viabilità intorno e eh no c'è la a e la E, quindi due vocali a confronto, scontro fra le due vocali, la E cade, quindi i bega per la viabilità intorno a arco, quindi cade la E, al suo posto va l'apostrofo. Anche qua alcune annotazioni di carattere appunto eh, eh, lessicale: bus, il buco, il tunnel, la galleria. I tol, ve ecco, l'ho già detto prima anche con i vei. I tol, i vuol dire essi, tol, raccolgono, tolgono. Naturalmente, tol è preferibile metterci un bel accento fonico aperto. I bega, stesso discorso, i vuol dire essi, i bega, cioè litigano, essi litigano. Bene, andiamo al quarto brano. Se te parli di de raccolta dei rifiuti, noi dis niente, i parla sol quando i vol che il cassonetto, il messo davanti alla finestra del visim. Basta che il sia lontano da sua casa. Negli ultimi tempi, sta grandi raccolte di firme è aumenta il consumo di penne e di foglietti da scrivere su. Ecco, attenzione che anche qua ci sono diversi errori. Allora, incominciamo. Se te parli di raccolta, ecco, in realtà bisogna scrivere una C. Se te parli di raccolta di rifiuti, noi dis niente. I parla sol quando i vol che, ecco. Che il cassonet, no, c'è la E e un'altra E, la seconda E cade, al suo posto va l'apostrofo. Quindi, sol quando i vol che il cassonet, el sia messo, ecco qui in realtà, vedete, ha messo un apostrofo, è sbagliato perché c'è una consonante, cassonette, e quindi dopo non può esserci un'altra consonante, deve esserci una vocale, e quindi che il cassonette, el sia, messo davanti alla finestra del vizim, anche qua io metterei appunto vizim accentato con l'accento appunto tonico sulla seconda I. Basta che el sia lontano, anche qua, basta che el sia lontano, perché ci sono le due E, a confronto quindi la seconda e cade al suo posto fa, va l'apostrofo basta che sia lontano da so casa non so casa so casa quindi il so va accentato con l'accento fonico chiuso negli ultimi tempi GE sta sta ecco sta con l'accento grandi raccolte anche qua sul brano scorretto vedete che appunto c'era la doppia c invece raccolte, in questo caso diventa raccolte de firme e aumenta il consumo, anche qua A e cade la E, È aumenta il consumo de penne, no una sola N, en, penne biro, e de foglietti no, una sola T, e de foglietti da scriverghe su ecco, siccome è una parola un po' lunga un po' complessa, io aiuterei la pronuncia di questa parola mettendo un bel accento tonico sulla I scriverghe su anche qua alcune note Lessicali idis, anche qua i sta per essi, dicono. So casa, so è l'aggettivo possessivo sua, sua casa, scriverge, scriverci su. Andiamo al quinto brano. Siamo ormai in tempi, eh, abbiamo ancora qualche minuto, siamo ormai quasi a 15 minuti, mi dicono, per cui facciamo magari l'ultimo, ecco. Una delle proteste che Ghe ancoil è quella per la piazzetta del Varom. L'assessor deriva il Zanoni il vol che i sera al traffico tutta la piazza. E invece la Zen che abita e la ora lì l'è contraria. Iazafat en Muccio de l'alberello del, del Walter. Ent'anche il Christian Trinchieri il tol su firme col bacchent en piazza. Questo è il brano che contiene degli errori. Attenzione adesso se riuscite a cogliere questi errori insieme a me. Una delle proteste che Ghe. Ecco, GH apostrofo E, vi già detto in precedenti puntate che questa è la forma moderna, diciamo, dialettale. Il Ghe senza apostrofo sarebbe la forma arcaica. Ankoi, ecco io ci metterei un accento fonico chiuso, cioè scusate aperto, Ankoi, non Ankoi, per aiutare la pronuncia di questa parola. L'è quella per la piaceta del Varom. Ecco, in realtà voi vedete scritto Varom con l'accento fonico aperto. Varom chiaramente si pronuncia con l'accento fonico chiuso. L'assessor deriva è il Zanoni e il Vol. Ecco anche qua metterei un accento fonico aperto per aiutare la corretta pronuncia. Che non che sera, sera accento fonico aperto, mentre nel brano scorretto è l'accento fonico chiuso. Poi c'è la solita parola dialettale che contiene raddoppiamenti, si tolgono, traffico, con due F diventa traffico, così beh, tutta fortunatamente è stato mantenuto corretto, con una T, la piazza, e invece la zen che abita e la ora, ecco io ci metterei un accento fonico chiuso sulla O, lì l'è contenta, Ia za, za ovviamente con tanto di bel accento perché sta per già, ya fat, Ecco, qui ha messo l'apostrofo Yafat Nmucio e eh, non si può, c'è la T la consonante, dopo non può esserci una N, un'altra consonante, ci vuole la E, quindi Yazzafat Nmucio de reunión all'alberello del Walter. e anche il Christian Trinchieri e il Tol su firme col banquet. Io metterei qui un bel accento fonico chiuso. Ecco, poi scrivono banquet, piazza anche qui l'apostrofo: assolutamente no, c'è una T che andrebbe a scontrarsi con una N, con un'altra consonante, quindi bisogna metterci in mezzo una vocale, quindi col banchetto e in piazza. Finiamo con le ultime note lessicali, vi ripeto, Ankoi, accento fonico aperto, sta per oggi, i sera, cioè essi chiudono o anche essi chiudano, può essere indicativo, modo indicativo del verbo, ma anche modo congiuntivo. Za, con l'accento, sta per già, Mucio, MUCIO, sta per mucchio. Infine, il tol, con un bel accento fonico aperto, el sta per eli, raccoglie, toglie. Bene, siamo arrivati ormai al termine perché abbiamo sorpassato i minuti che ci vengono concessi, abbiamo visto cinque brani scorretti che ho cercato appunto di portare voi, che mi ascoltate penso con attenzione, appunto alla loro correzione. Quindi cinque brani scorretti che poi noi abbiamo cercato di correggere. Avete visto che gli errori riguardano per lo più l'accento tonico, l'accento fonico, l'elisione, cioè l'apostrofo, e i raddoppiamenti. Bene, penso che il mio tempo è veramente terminato. Vi ringrazio per l'attenzione. Mi scuso per essere stato così scolastico, ma io ritengo che se si vogliono insegnare delle lingue bisogna anche fare di queste cose quindi fare delle cose di carattere didattico, di carattere scolastico. Quindi grazie di nuovo, arrivederci e ricordate non è mai troppo tardi per imparare il dialetto.